Oggi andiamo a parlare di due notizie. Secondo voi, sondaggio, saranno due notizie positive? Una notizia positiva e una negativa? Oppure due notizie negative? Provate a indovinare. Sono notizie che riguardano questa squadra. Sì, sono due notizie negative. Ma ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto vi invito a lasciare un like di sostegno per il canale. Mi raccomando, sostenetemi, sostenetemi e soprattutto sostenete il Milan. Lasciate like, controllate se ve l'ha lasciato, uscendo e rientrando dalla pagina, vedete se il bollino è ancora blu e fatemelo sapere sotto nei commenti. Scaricate l'app di Buonfutto per essere sempre aggiornati sul mondo del calcio in tempo reale. Ve la lascio sotto in descrizione, gratis ed è la migliore app sul calcio da cui andremo a vedere anche le notizie di oggi. E ragazzi, venite a seguire su Instagram, @BastoFred. Abbiamo superato i 50.000. Grazie mille. Allora, da quale vogliamo partire? Tanto le notizie sono tutte negative. Partiamo quella da Mattia Caldara. Mattia Caldara, rottura del crociato, ancora una volta. 5-6 mesi di stop. Boh, basta. Basta, è finita. Che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un calciatore pagato 40 milioni di euro e buttarlo nel cestino dei rifiuti? Umanamente, stiamo parlando di un ragazzo d'oro, ma veramente d'oro, e ve lo posso assicurare. Chi lo conosce da vicino, ho parlato con alcuni di loro e mi hanno sempre parlato bene di Mattia, mi hanno sempre detto che è uno dei calciatori più umili e più disponibili che esistano nel Milan ed è veramente un peccato umanamente. Calcisticamente parlando, invece, ragazzi, è un calciatore che non ha mai fatto vedere le sue doti. Sì, ok, all'Atalanta ha fatto un buon campionato, era quasi più conosciuto per i gol che faceva, era arrivato alla ribalta. Perché era un difensore goleador, è andato alla Juventus, ha fatto la preparazione lì in America e poi è venuto subito al Milan, che non l'abbiamo mai, mai visto, tranne se non la partita col Dudelange e adesso in Coppa contro la Lazio. Ha fatto una partita, un primo tempo abbastanza discreto, poi nel secondo tempo si è sciolto un po' tutto il Milan. Quindi anche come forza del calciatore, diciamo che quei 40 milioni erano abbastanza esagerati. Però tutti ne parlano bene, tutti ne parlavano come uno dei giocatori che giocherà in nazionale, sarà lui il futuro della nazionale. Romagnoli, Caldara. Credevamo di aver composto una delle difese più forti del campionato di Serie A, se non la più forte, perché sono giovani, sono forti, sono italiani, è il massimo che si poteva avere ed era il mio sogno, costruire una squadra di italiani forti e giovani. Purtroppo, ragazzi, leggo tante volte sfortuna per Mattia, sfortuna per Mattia, sfortuna per Mattia. Sfortuna può essere una, sfortuna può essere due, sfortuna può essere tre. Qua ragazzi stiamo esagerando, stiamo parlando di cadute su ricadute su ricadute su ricadute. L'altro che abbiamo identico è Conti. Tutti e due che vengono poi dall'Atalanta, non voglio dire nulla, ma diciamo non compriamo più giocatori dell'Atalanta possibilmente, perché è veramente una cosa incredibile. Tutti e due giovani italiani che vengono dall'Atalanta e tutti e due. Speriamo che adesso ad Andrea Conti non succeda nulla, anche se ogni volta come lo sfiorano si rompe. E adesso anche Caldara è rientrato, non è rientrato, non si capisce. Io sinceramente quando succedono queste cose non penso mai solo alla sfortuna, non credo sia solo sfortuna, c'è qualcosa che non va in questo calciatore. Fatemi sapere voi cosa fareste con Caldara. Io sinceramente, ripeto, umanamente è un grandissimo ragazzo, bravissimo, però direi basta, direi è arrivato il momento di cederlo, magari darlo in prestito, cercare di rivalorizzarlo, perché così veramente non se ne può più. 6-7 mesi vuol dire, ragazzi, che ritornerà dopo l'inizio della stagione dell'anno prossimo. E sarà di nuovo difficile reinserirlo, magari probabilmente 99% avremo un nuovo allenatore. Non lo so se puntarci ancora, devo essere sincero. Ora, cederlo in estate sarà praticamente impossibile, perché a chi cavolo cede un giocatore che si è rotto il crociato? È praticamente impossibile. Però veramente la situazione Caldara bisogna quasi considerarlo ormai non più nella rosa del Milan, perché ragazzi, poi rimaniamo sempre male. Cioè, stavolta squalificato Romagnoli, abbiamo niente. Musacchio Zapata, abbiamo loro due. Ci andiamo già a giocare le ultime partite di Champions con Musacchio e Zapata, che speriamo facciano bene. Anche se Zapata ultimamente mi dà sempre tranquillità. Fatemi sapere voi cosa fareste con Caldara. L'altra notizia, invece, non meno importante, è che ieri è uscita questa notizia dell'ufficialità, che già dire ufficiale su una notizia del genere, cioè, mi sembra sciocco.
che Sport Mediaset ha detto che il Milan non riscatterà Bakayoko. È già deciso, è ufficiale. Mi spiegate come fa a essere ufficiale una cosa che non è stata detta dai microfoni con un dirigente del Milan che parla? Come fa a essere ufficiale? Non può essere ufficiale. Sono sempre delle indiscrezioni. È un'indiscrezione che è uscita dal Milan. Ora, vi dico la mia. Quello che sto uscendo fuori su questa questione Bakayoko o non Bakayoko è che non si tratta tanto di soldi, ma si tratta del comportamento di Bakayoko, che non è il primo ritardo. Ieri ho fatto un video abbastanza ironico sulla benzina, ma ragazzi, non è il primo ritardo di Bakayoko, è tutto l'anno che Bakayoko non si comporta bene. La cosa, la questione della maglietta di Acerbi, Bakayoko che sui social fa un po' il minchione. Diciamo, sono tutte cose che alla dirigenza del Milan non convincono. Per quanto Bakayoko in campo è stato uno dei migliori e tutti noi tifosi del Milan ci auguriamo nel riscatto di Bakayoko, anche perché a 35 milioni di euro un giocatore come Bakayoko sul mercato in questo momento non esiste. Quindi non riscattarlo sarebbe un vero danno per il Milan. Magari riscattalo e poi vai a venderlo, perché tanto Bakayoko vale più di 35 milioni in questo momento. Ne varrà almeno 45 come minimo, se lo vai a vendere poi in Premier League che pagano tutto. Cioè, pensate soltanto che lo Zenit ha comprato Paredes a 48 milioni di euro. Così, a buffo, preso 48 milioni di euro Paredes, quindi Bakayoko, diciamo, può valerli. Quindi è inutile in questo momento non andare a riscattare Bakayoko, sarebbe un autogol clamoroso del Milan. Per la questione ritardi, per la questione comportamentale, ovviamente ragazzi io non so dentro Milanello, non le posso sapere queste cose, io parlo del campo e Bakayoko nel campo è il migliore e andrebbe riscattato. Se poi non lo riscatteranno per questioni comportamentali, lì alzo le mani e non posso dire nulla. Ovviamente noi tifosi le cose dentro lo spogliatoio non le possiamo sapere. Però mi sembra a me tanto un bravo ragazzo che alla fine magari gli dai qualche multina, gli dai qualcosa, alla fine potresti risolvere questa cosa. Perdere così Bakayoko sarebbe veramente dannoso. Senza Champions penso anch'io che sarà molto difficile riscattare Bakayoko. Però con la Champions che mi vengono a dire è ufficiale, il Milan ha già deciso, no. No, non ci credo. Non ci credo a questa notizia. Cioè, non posso pensare che il Milan a 4 partite dalla fine, con una Champions ancora da giocare, abbia già deciso. Allora, le cose sono due. O il Milan sta cercando di abbassare il prezzo, perché il fatto che il Milan voglia uno sconto su Bakayoko e che il Chelsea non si muove da quei 35 milioni di euro, non si muove, sono mesi e mesi che il Chelsea batte su questa cosa, mentre il Milan dice... Giustamente, noi questo giocatore l'abbiamo rivalutato, cioè grazie a noi se adesso Bakayoko il Chelsea può prenderlo e venderlo a qualcuno. Che poi non è detto che Bakayoko in un'altra squadra faccia bene, eh? Bakayoko l'abbiamo visto, quando deve inserirsi in una nuova squadra fatica un sacco. Quindi io voglio vedere chi darà 35 milioni, 40 milioni poi al Chelsea per comprare Bakayoko. Bisogna sempre vedere poi come si va a inserire. Sicuramente un calciatore che gli vale, come ho detto prima, vale più di 35 milioni, specialmente per i prezzi folli che ci sono mo. Però tra valerli e vedere, è come Romagnoli, no? Romagnoli li vale 70-80 milioni, ragazzi, non prendiamoci in giro. Visto le cifre che escono per i difensori che ci stanno in questo momento in giro, 120-130 milioni per dei difensori, Romagnoli 70-80 milioni li vale. Ma il problema è che non troverai nessuno, secondo me, che ti offre 70-80 milioni. Per Romagnoli, se ti offrono 50 milioni, è già tantissimo. Perché ovviamente non siamo una squadra che sa vendere. Il Milan, ragazzi, non ha mai saputo vendere i suoi giocatori. Io vedo le altre squadre tipo il Porto. Il Porto vende i giocatori normali a cifre assurde, assurde. Mentre noi non sappiamo mai vendere nulla. Ci abbiamo praticamente preso Thiago Silva e Ibrahimovic regalati al Paris Saint-Germain. Cioè praticamente li abbiamo messi tipo come uno sconto. Mentre le altre squadre vendono giocatori 50, 60, 70 milioni. Noi non sappiamo vendere nulla. E quindi devo essere sincero, con questa questione di Bakayoko devo dirvi la verità, per me non può essere ufficiale, ragazzi. È ufficiale per Mediaset, sti gran cazzi. Vedremo poi dopo che cosa accadrà. Secondo me Bakayoko va riscattato. Se il Milan non lo riscatta farà un grave errore. Non posso fare un video sfogo in questo momento sulla questione di Bakayoko perché non è ufficiale. Non è ufficiale, quindi non mi sentirete gridare. Quando sarà ufficiale vedrete l'incazzatura di Fred. Poi volevo anche velocemente parlare della notizia che è uscita oggi, però ne parlo proprio rapidamente a fine video, poi magari ci farò un video tutto dedicato a questa notizia se dovesse esserci dei riscontri. Comunque il Milan sembrerebbe un po' aver messo a rischio Leonardo. Ora, io voglio innanzitutto sapere la vostra qua sotto, ditemela su Leonardo, se secondo voi è un buon dirigente o non è un buon dirigente, perché poi ne voglio parlare proprio in un video e ovviamente leggerò i vostri commenti e quindi nel video parlerò anche dei vostri commenti, magari leggerò anche qualche vostro commento. Perché io voglio capire dove sono le colpe di Leonardo. Devo essere, cioè, l'avete visto quando Leonardo è arrivato al Milan? Non mi stava simpatico. Leonardo, per me,
Non è un vero milanista per quello che ha fatto, però sul campo il lavoro che fa Leonardo, io sinceramente non ho nulla da rimproverare a Leonardo, nulla, perché ha preso Higuaín e ha preso il miglior attaccante che potevamo prendere, ha preso Caldara, ha preso uno dei migliori giovani che tutti quanti ci stavano invidiando in quel momento, dando via un Bonucci scontento che voleva andare via. A gennaio è riuscito ad andare a prendere un Paquetá che abbiamo visto tutti quanti che talento è e già adesso vale quasi sui 50-60 milioni di euro, cioè quasi il doppio di quanto il Milan l'ha pagato. È andato a prendere Piontek che era l'attaccante più ricercato, non pagandolo neanche tantissimo perché Piontek si parlava di cifre sui 50 milioni di euro, lui ha anticipato tutti, bruciando tutti, ha preso un grande attaccante che se in questo momento non sta segnando, fidatevi, non è la colpa di Piontek. Io devo capire dove sono le colpe di Leonardo che ha fatto un mercato veramente ottimo senza soldi, prendendo giocatori in prestito. Devo essere sincero. Leonardo non è uno che mi sta simpatico, non lo ritengo un milanista, però in questo momento mettere in discussione Leonardo, proprio zero per me. Mo' devo anche andarmi a informare su quelli che hanno fatto i nomi, mi sa che c'era uno che aveva scoperto Mbappé e Pepé, quello del Lille. Io sinceramente, colpa a Leonardo, quest'anno non ne posso dare. Se devo dare le colpe a qualcuno quest'anno, posso dare la colpa alla sfortuna per gli infortuni. Posso dare la colpa che il nostro centravanti strapagato come Gonzalo Higuaín 10 milioni all'anno ha fatto schifo. Posso dare la colpa al nostro allenatore che non sa allenare, non sa fare la tattica e nell'ultimo periodo ha anche distrutto uno spogliatoio intero. Posso dare la colpa a questo, posso dare la colpa ai giocatori che non si allenano bene e camminano nel campo. Ma di certo non posso dare la colpa a Leonardo perché davvero in questo momento, almeno adesso, in questa campagna acquisti, Leonardo non ha colpe. Fatemi sapere cosa ne pensate, prima di tutto della questione di Mattia, che cosa fareste con Caldara, e poi questa qua di Bakayoko. Sono due notizie negative, ma ormai ragazzi, quest'anno non vedo l'ora che finisca, che ce ne andiamo in vacanza e non ci pensiamo più. Non ne va una giusta. Scaricate OneFootball, like, iscrivetevi al canale, sempre Forza Mila, bella!